Ciao, ti presento la Scozia, un posto incantevole, affascinante e che vi ruberà il cuore. E questo invece sono io. Mi chiamo Alessandro Forte, 20 anni, studente universitario. Oddio, studente forse è un parolone. Non bello, non incantevole e che forse no, non vi ruberà il cuore. Cos'hanno queste due cose in comune? Permettetevi di rubarvi ancora un minuto e ve lo spiegherò. Torniamo indietro di qualche mese. Avevo appena dato per l'ennesima volta lo stesso esame e manco a dirlo, non lo avevo passato. Ma dai, neanche se vista qualcosa questo esame, avessi avuto la possibilità di fare più pratica, l'avrei già passato. Problemi con la scuola? Vorresti studiare meno sui libri e fare più esperienze. Non sei felice di come sta andando la tua vita? Beh, allora impegnati per cambiarla. Sì, ma... Sì, ma un bel niente. Credi che le cose si risolvino mentre stai seduto a lamentarti? Se vuoi cambiare le cose, agisci. Nessuno lo farà al posto tuo. Dai, sentiamo, cosa proponi? Hai detto che vorresti fare pratica con l'inglese? Beh, prendi il primo volo e parti. E dovrei andarci da solo? No, però proprio no. Poi mi annoierei anche, quindi. Oddio, sono la tua coscienza, ma sto iniziando veramente a odiarti. Tieni, questa è la fotocamera. Riprenditi mentre vai in giro e così ti sentirai meno solo. Ora, conoscerai ben qualcuno che ti potrà ospitare. Beh, a dire la verità sì, ci sarebbe una mia ex compagna del liceo che si è trasferita qui in Scozia. Ecco, perfetto. Chiamala e vatti a preparare, che si parte. Ok, ma meno entusiasta che davvero. E così l'avventuroso giovine, zaino in spalla, camera alla mano, era finalmente pronto per partire. Non dimentichi qualcosa? Già, i biglietti. Sarà un lungo viaggio. E così, partito da Genova, arrivo a Londra, dove faccio scalo per un salutare pasto da Burger King e una riposante dormita nella hall dell'aeroporto. L'indomani, fisicamente distrutto e con la mente proiettata unicamente a un letto comodo, arrivo a Glasgow. Essa è la città più abitata della Scozia. La gente viene qui per lavoro, essendo il centro economico finanziario del paese. E a dirla tutta, forse influenzato anche dalla mia stanchezza, la città non ha incontrato il mio gusto personale, al contrario di altri luoghi che ho avuto modo di visitare. Devo ammettere però che la disponibilità degli abitanti, unita alla bravura degli artisti di strada, numerosissimi a Buchanan Street e a George Square, meritano un plauso. Giunto al campus universitario, decido che per il primo giorno va bene così e crollo sul letto. Notte. Il secondo giorno si parte per la capitale, Edimburgo. Nel treno, oltre ad esserci il wifi, passa pure l'omino col carrello del cibo, che fa molto Harry Potter. D'altronde è proprio qui che la Rowling ha scritto il suo celebre libro. La mia prima destinazione è il castello, per un semplice motivo. Sono arrivato al castello di Edimburgo, che nel mio programma l'avrei dovuto visitare oggi pomeriggio, ma mi stavo già perdendo e quindi, essendo praticamente la prima cosa che vedi uscito dalla stazione, perché è davvero enorme, ho deciso di andare subito qua e poi oggi pomeriggio vedremo. Ci vediamo dentro. Tralasciando la mia evidente dislessia davanti alla telecamera, dal castello, costruito circa 3000 anni fa e sede di due musei, si gode di una vista che solo parzialmente le immagini riescono a trasmettere, come del resto l'intera città che ha saputo proprio catturare. Quando ormai si era fatta una certa, decido di andare a mangiare e qui dovremmo aprire una parentesi su qual era il mio criterio di selezione dei piatti. Hello? Hi. So, are you ready to order? Che cazzo ha detto? Che cazzo ha detto? Fai finta di aver capito, fai finta di aver capito! Yes, this. Oh, sandwich and soup, perfect. We have a very different kind of sandwich. We have chicken sandwich. Yeah, chicken. Alright. And also we have a lot of soup. We have haricot bean soup. We have bonfire woman soup, we have Highland chicken soup, we have potato leek mushroom soup, and the last one, thank you, bye. Ok. Quindi, nonostante la scelta puramente casuale, non posso lamentarmi della cucina scozzese. Per smaltire, decido di proseguire il tour della città visitando il National Museum, che il giorno della mia visita era sede di una sfilata di moda. E qui ho avuto modo di provare la Heimbrew, bevanda nazionale scozzese, dal gusto dolce e nauseante, che ricorda un frullato di orsetti gommosi e che onestamente non vi consiglio. Dopo aver chiaramente girato a vuoto per diversi minuti per capire come ci si arrivasse, concludo la giornata raggiungendo Calton Hill,
dove perlomeno arrivo in tempo per godermi un bellissimo tramonto. Ultimo step della mia vacanza è la visita delle Highlands, le lontane ma spettacolari terre del nord. Laghi e montagne innevate dominano il paesaggio, ma sono di una bellezza da togliere il fiato. Cercare il mostro di Loch Ness, vedere luoghi che eri abituato a vedere solo in cartolina o in televisione, dar da mangiare a cervi, accarezzare yak, mangiare cibi differenti e conoscere gente nuova. Dietro ad ogni viaggio c'è tutto questo. Non capisco come sino ad oggi non abbia saputo coglierne la bellezza. E ora che sono tornato, vedo ogni luogo sotto un'altra luce, apprezzando le piccole cose. Rotte le barriere, non mi voglio più fermare. Preparo la valigia, pronto di nuovo a partire. Perché questo non è un addio, ma solo un nuovo inizio. Di nuovo a partire, perché questo non è un addio, ma solo un nuovo inizio. La cazzo di porta, porca puttana! Non si chiude la spade. Ma lui mi piace un colpo, cioè, è così. La seconda volta.